Ciao ragazzi, buon giovedì, un bel cafferino perché è presto, molto presto, per cominciare la giornata bene. E ditemi la verità, ieri sera, se stavate guardando Manchester City Real Madrid, avete pensato tutti quello che ho pensato io, che in fondo, in fondo, in fondo, non essere arrivati in finale ci può aver risparmiato un 10 di giugno molto 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 pesante, perché il City visto ieri è qualcosa di oltre. Immaginavo il buon Davidino Calabria affrontare Grealish o Simon Kjaer affrontare Haaland. Vabbè, ragazzi, il senso è chiaro. Se il City gioca così è ingiocabile per chiunque in Italia, delle squadre italiane, per chiunque in Europa, perché abbiamo visto cosa è successo ieri a Real Madrid, ma in particolare per le squadre italiane e quindi anche per quelli là. Ma non mettiamo le mani avanti, non sottovalutiamo soprattutto il culo di Simone Inzaghi, mica che ci ritroviamo tra una settimana che abbiamo Haaland, De Bruyne e Gundogan infortunati. Conoscendo Simone Inzaghi, il culo di Simone Inzaghi, non mi stupirei di nulla, quindi attendiamo il 10 di giugno. Pollicione, iscrizione, campanella per le notifiche. Vi ringrazio tantissimo per i tantissimi commenti al video di ieri che avete molto molto apprezzato e mi fa veramente piacere. Se qualcuno non l'ha visto e vuole andarselo a rivedere, mi fa un grosso regalo e ovviamente i like aiutano a far crescere il canale e le iscrizioni, idem. Io l'ho pensato veramente comunque che sarebbe stato ingiocabile andare in finale con questo City per noi. Penso lo possiamo ammettere tutti tranquillamente. Sarebbe stata una serata veramente molto pesante. Come è stata pesante andare a casa con quelli là, che cercano tanto il rispetto, cercano tanto la morale negli altri. Poi vanno in Piazza Duomo a bruciare, a cantare che sta bruciando Leao, bruciando la sua maglia. Ecco, vabbè, io non do molto peso a queste cose, sono cose. Però immagino, no? Immagino se fosse successo il contrario. Si sono tanto offesi per i cori contro il turco. Andare in piazza a prendere la maglietta dell'avversario e bruciarla mi sembra un gesto che li rappresenta molto bene, è un gesto che li rappresenta benissimo. Ora è nata questa santa alleanza con i napoletani, per cui mi raccomando, adesso non ricordo se è questo weekend Napoli-Inter, però ragazzi, io non gioco, eh. Non scommetto, non gioco, ma se scommettessi saprei bene che risultato mettere alla partita Napoli-Inter. Siamo capiti. E vabbè, chi si assomiglia si piglia, lasciamo che loro si prendano. Devo dire che ho notato
che sappiamo perdere bene. Ci arrabbiamo tra di noi, chi ha colpa di quello, chi ha colpa di quell'altro, chi su, chi giù. Però sappiamo ammettere quando gli altri vincono meritatamente, a differenza di altri. Che poi che cosa avranno mai da festeggiare? Cioè, sono stati eliminati da una squadra che secondo loro non vale niente. Adesso sono lì che festeggiano insieme ai loro amici, no? Dovreste essere affranti e vergognarvi di voi stessi per essere usciti contro un Milan così, e mi sto riferendo ovviamente ai tifosi del Napoli. Dovreste essere molto, molto tristi, delusi della vostra squadra. Comunque vedo che avervi eliminato vi ha reso veramente ossessionati da noi. Non vi state nemmeno godendo lo scudetto. Vabbè che avete già cominciato a regalare punti a destra e a sinistra. Ricordo Napoli-Inter, vi ricordo, eh? Poi ce lo diremo insieme. E comunque, non è questo in questo momento il fulcro dei nostri problemi. Ora noi abbiamo la Sampdoria. Mi auguro che il mister prenda un po' di forze fresche, faccia giocare un po' di forze fresche. Penso che saremo in grado forse di battere la Sampdoria che è già retrocessa. Suppongo, spero e credo. In fondo oggi è già giovedì e siamo sabato sera, sarà la partita, sarò curioso di vedere sabato sera lo stadio. Mio figlio stasera mi diceva che molti piangevano in curva ieri, lui era uno di quelli, piangevano perché soprattutto i ragazzi dell'età di mio figlio sarebbe stata la prima volta che si gustavano una finale in Champions del Milan, perché quella del 2007 era troppo piccolo per capire, per godersela, diciamo. E quindi molti ragazzi della curva, ieri giovani, piangevano e mi ha fatto molta tenerezza pensare che ci credessero così tanto. Ecco, io sinceramente da qualche giorno non riuscivo a essere così ottimista e quindi l'ho già vissuta in una maniera diversa. Però ha capito quello che gli ho spiegato spesso, cosa vuol dire andare a vedere il derby giocato in casa da quelli là. Il San Siro prende veramente un altro colore, un'altra roba brutta veramente. Oggi vediamo un attimino le novità sulla formazione di sabato. Io ripeto, io butterei dentro assolutamente Adli, lo farei giocare, assolutamente, farei giocare Pobega. Ma non perché penso possano dare qualcosina in più, gli altri li ho visti troppo svuotati, troppo. Continua questa cosa di che quando Teo gioca male il Milan perde, è una cosa che vi ho detto spesso e continuo a vedere che è veramente direttamente proporzionale questa cosa. È incredibile come quando lui giochi bene il Milan vinca e quando lui gioca male il Milan perda. Non lo so, speriamo che si riesca a ragionare lucidamente per queste 3 partite e poi tirare una bella riga, prendere le decisioni che sono da prendere. L'unica cosa che chiedo a tutti, a Cardinale, a Maldini, soprattutto, qualunque cosa si debba decidere, sia fatto velocemente e dal 1° di giugno si parta col mercato che si vuol fare.
senza tentennamenti, perché la nostra stagione, secondo me, è cominciata malissimo quando lo scorso anno abbiamo impiegato tutto il mese di giugno a parlare dei rinnovi di Maldini e di Massara, rimandando tutta l'operazione di mercato, mettendo tra l'altro nell'ambiente Milan un veleno che non ci meritavamo dopo aver appena vinto lo scudetto. Quindi se avete qualcosa da decidere lo decidete subito, entro il primo di giugno o il 4 quando finisce il campionato, dal 5 si parte a lavorare per costruire un Milan diverso e più forte. Basta con queste storie del tira e molla, proprietà, e chi ci sta ci sta, chi non ci sta, e si ha bisogna avere le idee chiare e partire subito senza tentennamenti a prendere le decisioni. Ci aggiorniamo oggi pomeriggio, mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi e forza Milan sempre e da oggi tutti i giorni. Chiuderò il video con forza Peppa.